Piazza Grande del Locarno, siamo qua con alcuni locarnesi, manca pochissimo all'inizio del festival. 3, 2, 1, via! Allora? Sì, via! Qui c'è Selina che fa un lavoro particolare. Sì, buongiorno, ciao a tutti. Io sono coordinatrice dei Talent Tender al Locarno Film Festival e il mio ruolo è quello appunto di coordinare questo team di 20 persone che si occupa di accompagnare le delegazioni dei film, parliamo di circa 60 delegazioni, alle attività ufficiali del festival. C'è chi fa un po' i capricci, perché le star ogni tanto sono... Sì. Un po' esigente. Certo, ci sono quelli più facili da gestire, come anche alcuni personaggi che sono un po' più richiedenti, però è il nostro lavoro. Allora, questa è la torta ufficiale del Pardo, pseudo ufficiale, vostra. Pseudo ufficiale nostra, sì. Ingredienti? È una mousse cioccolato Grand Cru con un cremoso allo yosu. L'assaggiamo adesso, eh? Ve la consiglio. L'assaggiamo. No, basta, ti rimane. Dai! Stanno arrivando i primi festivalieri, fino adesso abbiamo avuto molti ticinesi in rotonda, adesso ho visto già tanti svizzero-tedeschi, il primo pubblico internazionale, la squadra è quasi al completo. Quante persone vi aspettate per queste settimane? Beh, l'obiettivo minimo è aumentare le cifre dello scorso anno. Lo scorso anno tra rotonda e festival sono stati di più di 250.000 spettatori, quindi... Le previsioni sono ottime. Ah, hanno già dato temporali oggi e domani, ovviamente, ma così è. Tradizione. Gestiremo, tradizione. Sì. C'è la mia nipote, Liz Fernandez, che per la prima volta presenta i suoi film in Piazza Grande. No, aspetta, non c'è sul cartellone di Piazza Grande, è al Palacinema. Al Palacinema. Un car provider, buongiorno. Tu che cosa sei? Un taxi? Un taxista? Sì. Porti a spasso chi? Sì. Noi le. Cosa sì? Mi occupo di alcune cose del festival, tra cui la gestione del ring, quella parte centrale della Piazza Grande dove attorno ci sono le due corde per quello ring. La creme della creme. Tutti i nostri ospiti di riguardo, come gli altri, ma loro più in avanti. Cioè vengono in incognito? Alcuni sì. Ma perché? Ah, non saprei. Paura di fare recensioni cattive. E le fanno anonime. Esatto, magari per quello. Ci sono molte persone che vedono il loro badge, non corrisponde al loro nome d'arte, quindi ci chiedono gentilmente di cambiarcelo. Shura, buongiorno. Cosa stai facendo? Sto cercando di mettere dentro i dati, che è una roba per fare difficilissima. L'abbonamento. Ci sono delle proiezioni dove effettivamente gli spettatori possono anche magari parlare, quindi non dovrebbero disturbare gli altri. C'è quello dietro che dice shh. Esatto, sono con delle luci un po' più soffuse, quindi non buio completo, sound un po' più tranquillo, e già l'anno scorso abbiamo fatto queste proiezioni, quest'anno le ripetiamo. Funziona, c'è richiesta. C'è richiesta, sì, c'è richiesta. Abbonamento. Vecchio. Lei guarderà un sacco di film, quindi. Sì. 10 giorni di film. 10 giorni di film. Quasi fatto, eh? Tarchi.